Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Siamo dato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle in questo percorso che sarà capitolato in una serie di video attraverso questo, chiamiamolo così, libro scritto da Luz de Maria che si intitola Riconoscersi come Tempio dello Spirito Santo. Questo è un libro che è formato da diversi capitoli che serviranno poi al cristiano, qui abbiamo i capitoli, a vivere meglio il suo rapporto con la Santissima Trinità e soprattutto con lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci ha creato e attraverso di noi pretende un cammino di conversione e di correzione. Quindi attraverso questo libro abbiamo la possibilità di conoscere i doni dello Spirito Santo, riconoscerci come Tempio dello Spirito Santo. Abbiamo la possibilità di instaurare un rapporto di amicizia con la terza persona della Santissima Trinità, che è lo Spirito Santo, e in questo modo portare un surplus di conoscenza nel nostro cammino di conversione, per renderci più consapevoli dell'azione dello Spirito Santo nella nostra vita, nella nostra società e nell'universo. Questa compilazione della rivelazione privata del cielo, data a Luz de Maria, dall'anno 2009 fino al maggio 2021. Quindi sono una serie di messaggi, anche una serie di messaggi che hanno formato in 13 anni, questo percorso attraverso il quale lo Spirito Santo ci vuole rendere partecipi. Qui sotto abbiamo l'imprimatur ufficiale del vescovo ufficiale di Luz de Maria con il signor Juan Abelardo Mata Guevara, e questi sono imprimatur ufficiali della Santa Sede che non è che si può dire siano falsi, sono veri, sono autentici e sono usati anche per altre circostanze, quindi per altri eventi, per altre persone. Il libro Riconoscersi come Tempio dello Spirito Santo vuole essere una guida sicura e semplice per camminare e affrettare in ognuno di noi questa nuova Pentecoste, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5. Nostro Signore Gesù Cristo ci assicura che è solo lo Spirito che dà la vita. La lettera uccide, ma lo Spirito le dà vita. Questo libro, sotto forma di manuale tascabile, ci offre un itinerario per entrare nell'era dello Spirito Divino e permettergli di abitare in ogni cuore, trasformare la Chiesa e l'umanità. Senza dimenticare la fonte inesauribile degli insegnamenti della vera Chiesa di Gesù Cristo sullo Spirito Santo, questo libro ci offre le rivelazioni private ricevute da Luz de Maria nel corso della sua vocazione profetica, che ci fanno uscire dall'immobilismo, perché lo Spirito si muove e soffia dove vuole e ci fa rinascere. Quindi lo Spirito soffia dove vuole e ci fa rinascere, da non confondere con la reincarnazione dei falsi profeti. E ne abbiamo tanti in Italia. Perché nella parabola che Gesù insegna a Nicodemo, quindi se non rinasci la seconda volta non entrerai nel regno dei cieli, è la conversione, non la reincarnazione. Esortiamo vivamente tutti i membri del popolo di Dio ad accogliere con fede ed entusiasmo questo libro che ci aiuterà a perseverare nelle vie dello Spirito che ci insegna a chiamare Dio Abba Padre. Spero non sia un caso che Abba Padre è il mio canale YouTube, è il mio blog e la mia missione. Concedo l'imprimatur a questo libro sulla base delle rivelazioni ricevute da Luz de Maria. Nello stesso tempo vi invito a entrare nella consapevolezza di essere templi viventi dello Spirito Santo, con il cuore aperti
alle emozioni e alle ispirazioni che porta a sviluppare i suoi doni e a portare frutti abbondanti di vita eterna. Il Brimatur, Monsignore Juan Abelardo Mata Guevara, Vescovo Emerito Nicaragua. Preghiera allo Spirito Santo, dettata da Nostro Signore Gesù Cristo nel 2011. Siate veri evangelizzatori, specchi fedeli del mio stesso amore, non siate specchi appannati dove io non sono presente. Chiedete, Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, vieni, colma questa tua creatura dei tuoi doni, splendore divino, fuoco sacro, sorgente cristallina di pura fraternità, vita dei cristiani, bastone degli indifesi, luce nelle tenebre, calore nel gelo. Il mio essere addormentato eleva la mia anima verso di te. Vieni Spirito Santo, donami la tua saggezza per agire rettamente, dammi l'intelligenza santa per attirare i miei fratelli, per non sentirmi superiore ai miei simili, bensì più piccolo, affinché tu possa sorgere con forza. Vieni, prendi la mia mente e rinnovala. Fa che io sia un eco della tua voce, una guida verso la divina volontà, non verso la mia. Dammi la forza di non vacillare e di resistere guardandoti, estasiato dalla tua forza, fa che io sia un apostolo fedele. O Divino Spirito, che io sia il riflesso della tua saggezza, fa che io cerchi la tua gloria. Allontana da me le cose mondane, penetra nella profondità del mio cuore e infondi in esso la tua stessa pietà. Per amare con tuo stesso amore, realizza nel mio essere il miracolo del timore di Dio, dammi sete di anime, modo che senza guardare altro io operi per il regno. O Santo Spirito, infondi in me il dono dell'amore vero, ti ringrazio, Santo Spirito Divino, vivi in me con pienezza, consapevole del mio bisogno, ti chiamo a prendere liberamente possesso della mia vita. Grazie, o Divina Bontà, misericordioso sovrano. Sacro fuoco. Amen. Dedica alla nostra Regina e Madre degli ultimi tempi, che è Tempio e Tabernacolo dello Spirito Santo, e continua a guidarci con il suo amore materno verso il suo divino Figlio. Ringraziamo Dio Padre che in Gesù Cristo ci ha mandato lo Spirito Consolatore in questi tempi difficili in cui è toccato vivere, ci colma di gioia soprannaturale e della certezza di non essere soli. Gesù Cristo ci dice: il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ringraziamo la Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, Tempio vivo dello Spirito Santo e Santuario della Santissima Trinità. Lei, con il suo Avvenga in me secondo la tua parola, ci insegna che Dio rispetta le nostre decisioni e attende che ci apriamo a un deciso sì che è unito a quello di lei, sia una continua preghiera. E proclami, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. Ringraziamo San Michele Arcangelo, capo degli eserciti celesti, per il suo aiuto e per la sua protezione. E gli chiediamo che il contenuto di questo libro possa arrivare fino ai confini della terra, affinché la Trinità Sacrosanta possa essere glorificata. Ringraziamo anche per la rivelazione privata che il nostro Signore Gesù Cristo, la Santissima Vergine Maria, San Michele Arcangelo, trasmettono in modo speciale tramite l'uso di Maria, facendoci apprezzare ancora di più l'aiuto dello Spirito Santo, che riceviamo dal trono trinitario. L'uso di Maria, quale strumento di Dio, ci trasmette verità eterne che ci aiutano a comprendere meglio quanto il Signore ha rivelato nella Sacra Scrittura. La sua missione è di carattere universale, perché Dio vuole che ogni comunità conosca la sua parola, e ci viene esplicitata in questo difficile momento in cui stiamo vivendo la grande tribolazione, la grande purificazione dell'umanità a livello mondiale. Ringraziamo Dulce Maria per la sua costanza, per la sua fedeltà e la sua integrità nell'accogliere queste rivelazioni con fede, con amore, con profonda riverenza per noi, per poi trasmetterle all'umanità in molteplici modi. Riguardo a Dulce Maria, Dio è intervenuto a favore di ogni essere umano in tutte le tappe della storia della salvezza, storia che coinvolge ogni persona in quanto parte di una comunità e un nuovo popolo di Dio. Il progetto di Dio fin dall'eternità è stato quello di raggiungere l'intera umanità che dopo il peccato si era separata dal suo piano divino, l'intera umanità nell'universo. Dio, tramite i patriarchi e profeti, ha
ci ha rivelato che il Signore Dio non fa nulla senza comunicarlo ai suoi servi, i profeti. Fedele alla sua parola, Dio in questa fase della storia della salvezza ha scelto molti strumenti, tra i quali Luz de Maria, suo profeta, affinché trasmettesse la parola divina a questa generazione e l'aiutasse a comprendere la rivelazione contenuta nell'Antico Testamento. Fin dalla più tenera età, Luz de Maria si è resa conto di avere una vocazione profetica proveniente dall'alto, in quanto sperimentando la costanza e presenza divina, è sorta in lei la profonda convinzione che il cielo l'aveva prescelta per una missione speciale al servizio della Chiesa. La disponibilità di Luz de Maria a trasmettere la parola di Dio è stata accompagnata da fatti ed eventi soprannaturali. Ci sono molti testimoni che la possono attestare a quanto conferma la scelta divina e la veridicità della parola divina che lei trasmette. In questi anni, nostro Signore Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria e San Michele Arcangelo, e talvolta Dio Padre, e talvolta Dio Padre, le hanno fatto vivere esperienze mistiche molto profonde e si sono rivelati a lei attraverso locuzioni, visioni, estasi e con la partecipazione alla passione di nostro Signore Gesù Cristo, durante la quale rimane temporaneamente stigmatizzata. In questa era dello Spirito Santo o terzo Fiat, ricordiamo che il terzo Fiat è l'era dello Spirito Santo che Gesù e la Madonna hanno rivelato a Luisa Piccadeta nella rivelazione della Divina Volontà. A partire dalla Pentecoste si apre una fase particolare promossa dalla Chiesa e molti strumenti, tra i quali Luz de Maria, hanno ricevuto istruzioni dal cielo al fine di approfondire e diventare protagonisti di questa azione effusiva dello Spirito Santo. Luz de Maria lo ha fatto tenendo per mano la Santissima Vergine Maria, che accoglie ciascuno dei suoi figli con amore materno, lo protegge, lo difende, lo guida verso il suo divin figlio. Questi messaggi sono una chiamata divina, vi prevale l'esortazione, l'amore divino, la misericordia e la giustizia divina, poiché Dio vuole che la sua parola raggiunga tutta l'umanità e quindi si possa ottenere la salvezza di tutte le persone. Prefazione. Riconoscendoci templi dello Spirito Santo, è una raccolta di estratti dei messaggi che nostro Signore Gesù Cristo, la Santissima Vergine Maria e San Michele Arcangelo hanno dato a Luz de Maria a partire dal 2009 fino al maggio 2022, che ci hanno istruito e arricchito riguardo alla conoscenza sullo Spirito Santo. Con il desiderio di approfondire la conoscenza dello Spirito Santo, ci siamo dati il compito di raggruppare i messaggi del cielo in modo che fossero più accessibili per meglio comprenderli e metterli in pratica. Vi invitiamo a considerare questo libro come un manuale da tenere a portata di mano e da consultare per trarre il massimo beneficio spirituale. Da tutta questa sapienza divina impregnata dell'amore infinito di Dio per i suoi figli, al fine di raggiungere la pienezza dello Spirito Santo. Per l'equipe di Rivelazioni Mariane, è un onore servire il Signore e diffondere la sua parola affinché possa giungere a tutta l'umanità. Allo stesso tempo, è una grande responsabilità, infatti, non possiamo nascondere questo tesoro divino, ma dobbiamo farlo vivere e condividerlo con il mondo intero. La nostra Madre Santissima e i nostri angeli custodi ci accompagnano in questo cammino e ci assistano così che non ci separiamo mai dal nostro Signore Gesù Cristo e rimaniamo sempre fedeli, amandolo e servendolo. Amen. Io sono qui col mio popolo, sono vivo, presente e permanente continuamente. Non abito unicamente con mio Padre e con il nostro Santo Spirito nei cieli, ma sono presente con il mio Santo Spirito in voi. Non vi ho mai abbandonato e non vi abbandonerò mai. Luz de Maria, 2013. Rifugiatevi nella mia misericordia infinita, fonte di perdono e di speranza per tutti i miei figli, sorgente di conversione per i pentiti, grazia che scende dal mio Santo Spirito nel cuore di ciascuno di voi affinché riceviate il mio amore nella misura in cui ciascuno lo desidera. Luz de Maria, da parte di nostro Signore Gesù Cristo, 2022. Qui abbiamo il contenuto e poi inizia questo manuale divino. Ovviamente noi ci fermiamo qui, perché questo video, diciamo, è una prefazione. E io vi aspetto nell'arco degli altri video, dove avremo insieme la possibilità di leggere i vari capitoli, che in questo caso sono 9 capitoli, e unire sempre questi capitoli alla rivelazione.
più grande che il cielo ha dato alla storia di tutta l'umanità, che è la divina volontà rivelata a Luisa di Caverna. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Ciao a tutti. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai i link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.